Eccoci arrivati, gentili telespettatori, al confronto fra i sei candidati sindaco per la città di Lecce. Ve li presento subito a partire dalla mia destra. Maurizio Buccarella, sostenuto dalla lista Movimento 5 Stelle. Iniziamo subito con la prima domanda e questa volta partiamo da Maurizio Buccarella. Turismo, cultura, artigianato, commercio. È questo il futuro di Lecce? Certamente sì, non sarò sicuramente l'unico a dirlo in questo incontro, perché da quello che abbiamo potuto ascoltare nei precedenti incontri fra colleghi candidati sindaco, credo che tutti puntiamo alla valorizzazione di quelli che sono innegabilmente i beni, i patrimoni culturali, artistici della nostra città che tutti amiamo. Un programma preciso su ciascuno di questi settori probabilmente è difficile da elaborare, nel senso che noi riteniamo che ogni scelta razionale e virtuosa in relazione a questi campi, cioè del turismo, cultura, artigianato e commercio, debba far parte di un progetto più complessivo, di un'idea di città che si vuole immaginare, si riesce a immaginare, a progettare e possibilmente anche a realizzare. Richiamando uno dei nostri punti principali del nostro programma, cioè quello del coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle associazioni, cittadinanza intesa appunto in senso di singoli cittadini, nonché in tutte le formazioni sociali, libere, possibilmente apartitiche, in cui la cittadinanza si coagula per tutelare i propri interessi e il bene comune. Senz'altro il coinvolgimento di tutte le entità rappresentative, siano esse appunto associazioni, comitati, categorie produttive o dei commercianti o dei costruttori, dovrebbero riuscire a dare in un progetto intelligente il loro contributo razionale per il raggiungimento di una soluzione migliore possibile. Voglio dire che tutti questi campi qua, non si può parlare di turismo se non si pensa alla mobilità, ai collegamenti di Lecce nel suo interno e nei confronti, penso ad esempio all'aeroporto di Brindisi, che sappiamo è una nota dolente il collegamento fra la nostra città e l'aeroporto nazionale e internazionale più vicino. Non si può parlare di commercio se non si pensa, se non si ha un'idea sulla viabilità, su una, noi riteniamo, una maggiore pedonalizzazione delle zone urbane di Lecce. Piazza Mazzini potrebbe essere senz'altro chiusa al traffico, andrebbe logicamente potenziato l'utilizzo dei mezzi pubblici, magari dimenticando quell'obbrobrio che ancora oggi sfregia le strade della nostra città. Andrebbero fatte delle corsie ciclistiche, cioè per usi ciclistici degne di questo nome, non i mozzoni di 20 metri che poi portano al nulla, che si interrompono, che conosciamo bene, conosce chiunque a Lecce prova a muoversi. Posso interromperla io? Ha Certamente finito i sì. 2 minuti, Ah, avrà finito un il altro minuto a tempo? disposizione. Grazie, adesso il minuto di replica, Maurizio Buccarella. Sì, non so se la replica va fatta negli interventi di altri candidati. Ah, un minuto in più. Utilizzi il minuto come meglio Benissimo, ritiene sì. su Sì, questo tema. benissimo, d'accordo, grazie. Allora, come avevo anticipato nel mio primo intervento, logicamente non si può che concordare con tutte le affermazioni e il richiamo ai programmi anche degli altri candidati sindaci. Quindi sono tutte soluzioni che appaiono ragionevoli, razionali e condivisibili più o meno. Tanto che mi chiedo il cittadino come fa, se volesse un cittadino che fosse d'accordo, come lo sono io, nel realizzare queste cose, come farebbe a votare tutti quanti insieme? Evidentemente questo potrebbe essere veramente un bel quesito. Né credo che l'orientamento dell'elettore debba orientarsi in base alla gradevolezza, alla presentabilità di questo o di quell'altro candidato sindaco, evidentemente. Allora io credo che debba essere fatto un ragionamento a priori. Ovvero interpretare le voci che parlano, per conto di chi parlano, e distinguere, a capire chi propone delle soluzioni è più o meno appartiene a quell'area politica, a quell'area di pensiero, a quell'area economica che i problemi, i problemi intesi in senso lato, voglio dire, le cose che non vanno. Se sono gli stessi che propongono le soluzioni, quelli che hanno creato i problemi, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va ed è ora di cambiare. Grazie. La domanda che adesso proponiamo è la seguente. Uno sviluppo armonico sollecita una città ben organizzata e, perché no, ben immaginata e disegnata. Il piano urbanistico generale, oltre ad assicurare la pianificazione del territorio, dovendo tutelare il paesaggio, regolerà anche
la localizzazione degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili. Inizia a rispondere Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle. Sì, quindi i criteri di partecipazione nella redazione e elaborazione del piano urbanistico generale sembrano essere patrimonio comune sostanzialmente di tutti i miei competitori che mi hanno preceduto, e su questo non possiamo ovviamente che essere d'accordo, magari sottolineando il fatto che oltre che agli organismi professionali, professionisti, architetti, ingegneri, urbanisti, che senz'altro possono dare il loro contributo in termini di competenza, ancora una volta noi vorremmo aggiungere anche la possibilità che i cittadini stessi possono partecipare, magari con un referendum comunale, che è lo strumento che noi vogliamo incentivare, all'approvazione o comunque all'orientamento delle scelte dell'utilizzo del territorio. Quello che è chiaro per il Movimento 5 Stelle, per il nostro programma locale, così come quello nazionale, è che nessun altro centimetro di territorio agricolo coltivabile debba essere destinato a impianti industriali di produzione di energia elettrica, della cosiddetta green economy. Quindi non un centimetro di fotovoltaico a terra o di eolico a terra nel territorio del comune di Lecce. Incentivazione invece di queste forme sui tetti, innanzitutto degli edifici pubblici, sulle scuole, sul patrimonio immobiliare del comune, lì sì, ma il terreno agricolo non più, per carità, fermiamoci. Il WWF ha pubblicato circa un mese fa un documento dove ci sono i rilievi aerofotogrammetrici del Salento negli anni 60 all'anno 2000, e si vedono tutti i nuclei urbani, primo fra tutti ovviamente Lecce perché è più grande, che si sono espansi in una maniera mostruosa e rendono a colpo d'occhio l'idea di quanto territorio ci stiamo mangiando in un delirio di sviluppo edilizio che invece deve essere teso, come già chi mi ha preceduto ha detto, all'utilizzo degli immobili nell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare esistente e soprattutto nell'efficientamento energetico, come già è stato detto. Vi sono sgravi fiscali dello Stato, il 55% spalmabile in 10 anni. Il Comune potrebbe, compatibilmente con le situazioni di cassa che verranno, provare nuovi incentivi fiscali per favorire un utilizzo virtuoso dell'imprenditoria edile volta all'efficientamento energetico, con conseguenze virtuose a catena, risparmio per le famiglie e minor dipendenza energetica dell'intero paese. Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle. Sì, sottolineare la necessità che il patrimonio del territorio non è solo una questione, è tutte queste cose, è una questione estetica, di bellezza, di non vedere i nostri campi fioriti occupati da quello che ipocritamente sono chiamati parchi fotovoltaici, eolici, perché anche qui l'uso delle parole a volte nasconde l'ipocrisia del profitto privato che riesce ad appropriarsi, è riuscito finora ad appropriarsi di buona parte del territorio del Salento. Quindi non sono parchi, sono impianti, perché i parchi sono fatti di erba, di alberi e di vita. I parchi cosiddetti, tra virgolette, di produzione di energie alternative sono parchi mortiferi, peraltro pericolosissimi. Noi sappiamo, in caso di incendio di parchi fotovoltaici, le gravissime conseguenze per la salute pubblica che potrebbero derivarne data la presenza del silicio nei pannelli stessi, e quindi una difesa ad oltranza del territorio, no cemento, no industrie pericolose che rovinano il bello e rovinano la salute, perché poi quando le incidenze tumorali, purtroppo anche nella nostra terra, ormai da decenni stanno raggiungendo picchi, evidentemente, visto che questo non si spiega con impianti industriali di livello nel territorio, ormai in tanti stiamo iniziando a capire che ci sono stati modelli di sviluppo, anche di piccolo sviluppo, di cementifici o inceneritori, o per non parlare delle azioni mortifere dell'Ilva o delle zone industriali del Brindisino, del Tarantino. Grazie. Che abbiamo... ci cadono in testa. La domanda è questa: Lecce vincerà la sfida della raccolta differenziata? Maurizio Buccarella, Movimento 5 Stelle. Sì, una rivelazione. Signori, i rifiuti in realtà non esistono.
Voglio dire provocatoriamente, non so se riuscirò a spiegarmi nel pochissimo tempo che mi è concesso, in realtà noi dovremmo cambiare il punto di vista culturale, non parlare più di rifiuti ma di materie prime secondarie, capendo che quello che noi produciamo quotidianamente in base al modello di sviluppo che ormai da decenni ci costringe, ci spinge a consumare continuamente senza chiederci ad esempio da dove arriva una bottiglia d'acqua e da dove va a finire, quante risorse del pianeta ha consumato per essere prodotta in termini di energia e di acqua potabile e che danno poi crea una volta che noi dopo aver bevuto l'acqua la buttiamo via. Allora, la raccolta differenziata spinta è il primo passo, ma non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, non è la soluzione del problema, il problema non è vedere i sacchetti più o meno, cioè i cassonetti nelle strade della città, il problema è affrontare in maniera virtuosa il ciclo completo di queste cosiddette materie prime secondarie, perché non sono i rifiuti ce li siamo inventati noi, in natura nessuna razza vivente, nessun essere vivente produce rifiuti, solamente noi uomini dell'età del consumismo degli ultimi decenni. Allora, i rifiuti sono 30-40% umido, centri di compostaggio, la Puglia qui in ritardo, la parte inorganica si può trattare con procedimenti biomeccanici a freddo, c'è il centro di Vede Lago che noi dei Meetup sono anni che ne parliamo, si può riutilizzare, riciclare, riusare la maggior parte dei materiali e quella infinitesima parte che non si può trattare in questa maniera potrebbe eventualmente finire in discarica, ma azzerando i rischi di inquinamento del ricorso alle discariche e agli inceneritori che sono materia di profitti delle industrie private. Aveva ragione Valerini, io concordo col punto di vista, solo che magari faccio una differenza, non è detto che la risposta debba essere la gestione pubblica, perché ci sono esempi virtuosi anche di privati, comuni che si affidano a privati, parlo del centro di Vede Lago, per favore andate a vederlo, cercate il comune di Capannori, si è citato Rutigliano, Perugia, noi diciamo Capannori, provincia di Lucca, strategia rifiuti zero, Capannori è una città di 60.000 abitanti, la raccolta differenziata è al 98%, Antonio... non inquinano, c'è Los Angeles dove va il nostro presidente Vendola, questo ma sembra non capire questa Antonio cosa. Capone verso Lecce. Grazie. I leccesi dovranno attendersi brutte sorprese nel settore dei tributi locali? Inizia a rispondere Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle. Allora, tassazione locale, si è parlato finora della Tarsu, ci sono questi contrasti fra Paolo Perrone e Loredana Capone che francamente sembrano più essere fatti per polarizzare l'attenzione ai loro elettorato, per spingerli al voto, magari cercando di contrastare un po' quest'area di sfiducia e astensionistica verso i partiti tradizionali. Sarà quel che sarà. Riguardo la Tarsu, noi siamo per, anche qui, cambiare il punto di vista. Invece di pensare a una tassazione fatta per metro quadrato, a prescindere dalla quantità di rifiuto che si produce, il che, pensandoci bene, è una cosa anche abbastanza assurda, noi siamo per l'applicazione delle tariffe puntuali e collegandomi alla risposta di prima quando parlavamo di rifiuti, perché la Tarsu dovrebbe riguardare quello, allora in un sistema a rifiuti zero dove la quantità di rifiuto arriva nella minor quantità possibile, viene differenziata nella maniera più virtuosa con una raccolta differenziata spinta porta a porta, i cassonetti spariranno, il conferimento della quantità di rifiuto che ciascun nucleo familiare o impresa produce può essere quantificato, catalogato, esistono oggi nelle tecnologie, esistono i cosiddetti RFID, cioè dei sistemi magnetici che quantificano il peso e possono comunicare i dati della quantità di rifiuto. Allora si applicherebbe il sacrosanto ed equo principio che chi più produce, chi meno è virtuoso nel gestire un ciclo di rifiuti, dei cosiddetti rifiuti che il comune propone, più paga. Che senso ha questo? L'IMU, e anche qui i nostri competitori che siedono dall'altra parte del tavolo del direttore fanno... Solo per sorteggio? Sì, non la metto in dubbio. Invece il sorteggio non è il fatto che rappresentino a livello nazionale quei partiti che oggi costituiscono il cosiddetto ABC, ormai lo chiamano tutti così, Alfano, Bersani, Casini, cioè quel sistema partitico che meno di 2 settimane fa in Parlamento, approfittando della maggioranza monolitica dei 2/3, ha approvato una riforma costituzionale che impone il pareggio di bilancio. Insomma, le lacrime e il sangue che il governo del tecnico Monti sarà costretto a far pagare ai cittadini e anche ai comuni, mi dispiace che Paolo Perrone... Deve concludere. Sì,
voglio dire, è espressione delle stesse scelte politiche, delle stesse appartenenze economiche, degli stessi ambienti della grande, delle multinazionali industriali che oggi qui vogliono spiegarci come ridurre la tassa. Avrei dovuto fare un'altra domanda ai nostri ospiti, però il tempo è tiranno, non possiamo andare oltre. Quindi concludiamo con l'appello al voto partendo da Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle. Cari concittadini e concittadine leccesi, questa volta possiamo veramente cambiare, possiamo coltivare la speranza che la politica possa essere immaginata e praticata in un modo diverso da come siamo stati abituati da quando siamo nati. Il Movimento 5 Stelle non è un partito, siamo dei cittadini, vogliamo continuare a essere cittadini, siamo gli unici che rifiutano rimborsi elettorali e che assumono dei limiti di mandato nella vita, non vogliamo fare carriera politica, siamo il frutto, le proposte che noi meglio proponiamo sono il frutto delle migliori conoscenze senza schematismi ideologici, quindi una scelta pragmatica per l'onestà, la trasparenza amministrativa e la partecipazione effettiva dei cittadini per smontare questa macchina dei partiti che è la causa prima dei tristi effetti che si stanno abbattendo sulle nostre vite e temiamo che sarà ancora peggio. Movimento 5 Stelle. Grazie, grazie a tutti i gentili telespettatori per averci seguito e grazie ai nostri ospiti ai quali naturalmente auguriamo buon lavoro.